Abbiamo in linea Gian Piero Gramaglia, consigliere dell'Istituto per gli Affari Internazionali. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori. Eccoci, appunto, dicevamo, quello di ieri alla fine è stato un consiglio che non ha dato grandi risultati, nessuna intesa sulle quote, per l'accoglienza di 120.000 profughi nei 28 paesi, dell'Unione. Un vertice che si conclude con un nulla di fatto, se non un rimandare ad una prossima decisione. Come commenta? Beh, innanzitutto, con una valutazione meno negativa di quello che traspare dalle sue parole e anche da alcuni titoli dei quotidiani italiani che avete appena passato in rassegna. Perché è vero che non c'è stata una decisione definitiva, ma è anche vero che l'opposizione dei paesi dell'Europa dell'Est ai progetti presentati dalla Commissione europea non ha bloccato il lavoro. C'è stato il perfezionamento dell'accordo di luglio per il trasferimento di 40.000 richiedenti asilo da Italia e Grecia negli altri paesi e c'è un accordo di massimo, un accordo di principio per il trasferimento degli altri 120.000 con l'intesa che l'8 ottobre alla prossima riunione ci sarà la ripartizione in quote dei restanti 120.000. Quindi, senz'altro, l'Europa, com'è nei suoi ritmi, non dà una risposta tambur battente ai problemi, ma almeno questa volta non blocca la risoluzione del problema, che poi è una risoluzione parziale, perché ridistribuire 160.000 migranti a fronte del flusso in atto a fronte delle dichiarazioni che sono proprio di ieri del vice premier tedesco e del ministro dell'interno tedesco che era presente alla riunione di Bruxelles, che la Germania si appresta ad accogliere non 800.000 come era stato detto, ma 1 milione di richiedenti asilo quest'anno, è chiaro che la dimensione della soluzione europea è ancora inadeguata. Ecco, parlando proprio della posizione della Germania, oggi sulla stampa abbiamo sentito di questo effetto aspirapolvere ed è appunto ora da gestire per la cancelliera Merkel. Cosa ne pensa? Non c'è dubbio che nel momento in cui un grande paese, il paese più popoloso e quello economicamente più forte dell'Unione Europea, dà un segnale di apertura, anche se mirato inizialmente a un gruppo di rifugiati siriani, questo poi fa sì che ci sia la tentazione da parte di tutti i paesi che invece non sono disposti ad accogliere di spedire verso la Germania, quanti sono in transito e anche di attirare tutta una serie di rifugiati che non sono in realtà rifugiati ma sono migranti economici da altre aree. Di qui l'esigenza sentita dalla Germania di restaurare, reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere proprio per evitare di diventare il luogo in cui gli stati intorno riversano i loro problemi o i migranti in transito. Però mi Ecco. pare che la Germania sia pure con quelle caratteristiche di organizzazione e di metodo che il paese ha, e sono caratteristiche positive, stia mantenendo l'impegno di accoglienza che si è assunto nelle parole della Merkel 2 settimane or so. Ecco, la decisione di ripristinare i controlli alle frontiere però non è una decisione solo della Germania, ma di sempre più paesi, Austria, Slovacchia, Olanda, anche la Francia. C'è la possibilità appunto che Schengen veramente vacilli. Ma guardi, questa è di nuovo un'interpretazione che si trova in modo ricorrente sui giornali italiani e che oggettivamente è il contrario della realtà. Lo spiego in poche battute. Schengen prevede, gli accordi di Schengen di libera circolazione prevedono la reintroduzione di controlli temporanei alle frontiere in caso di situazioni di
di emergenza. È quello che la Francia ha fatto nei confronti dell'Italia, è quello che l'Austria e la Germania fanno in questo momento nei confronti dell'Italia, è quello che altri paesi fanno nelle loro frontiere. Quindi la reintroduzione di questi controlli temporanei è un'applicazione di Schengen. La violazione di Schengen è esattamente l'opposto, è quello che l'Italia e altri paesi di transito fanno, cioè spingere o indurre i migranti senza che siano stati identificati sul territorio nazionale a semplicemente passare in un altro paese, spostando il problema in un altro paese. Quindi mette più a repentaglio Schengen il comportamento dell'Ungheria, della Grecia o dell'Italia, se vogliamo, in questo senso, che non il comportamento della Germania, della Francia, dell'Austria e dell'Olanda. Se ci sono delle regole, le regole vanno rispettate fin quando le regole non vengono cambiate. Adesso certo. Mi pare che ci sia un'indicazione di cambiare le regole del diritto di asilo europeo quando saranno cambiate e si applicheranno le nuove regole. Grazie a Gianpiero Gramaglia per il suo intervento. Grazie, buona giornata. Una buona giornata a voi. Grazie.